Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera a tutti. Tutto bene? Povero Pikachu sovrastato dal filo. Buonasera. Scusate il ritardo della live, ma stavo facendo delle prove tecniche audio. Vediamo se ho sistemato il tutto. Se no, sono nella cacca. Va bene. Iniziamo subito. Oh, yeah. Ecco. Allora, vediamo un po'. Com'è questo? Andiamo, vado da Snake. Snake? Cavallo. Willa. Tutto Appena bene? sì, tutto bene. Tu? Tutto bene, grazie. Bene, bene. Appena startato la live. Ah, per Boh. giocare a Pokémon Leggende Arceus. Fammi fare un attimo una cosa. Allora, proiettore a finestra, fonte. Proiettore in finestra anteprima, no, fonte. Ecco qua. Allora, tac. Così almeno gioco vedendo. Oh, posso giocare sdraiato anche. Ok. Che cazzo. Con anche la vermedia adesso sul il game capture, la mia scrivania è diventata un groviglio di cavi unico. Che bello. Mamma mia, è proprio una monnezza. Cioè, cavi dappertutto, aiuto. Sono inondato da cavi. Va bene, dai. Ciancio alle bande, vediamo subito a primo avvio di Pokémon Processo di gioco di merda. Leggende Arceus. Io invece sto Vediamo. attivando il download di 5M. No, no, per Ma l'amor di sì. Dio, no, vieni a vedermi. Dobbiamo tornare a fare i danni. Vieni a vedermi in live. Dopo la conferma non sarà più possibile cambiare lingua. Ok, fammi scegliere l'italiano. Prima che... Attenzione, sta partendo. Video. Aspetta, fammi vedere se si sente. Sente bene. È rimasto Escape from Tarkov come gioco. Come? Ah, Come sì? gioco. Ah, hai ragione. Ecco. È la prima live che faccio qua con la vermedia. Non mi ricordo di cambiare tutto. Ok. Più che altro senti audio doppio del gioco? No, no. Perché ho dovuto mettere che... Perché per sentire l'audio della vermedia, no? Ho dovuto mettere la... il
il come posso dire il Dio buono, non mi viene mo. Monitoraggio dell'audio, no? Solo che facendomi il monitoraggio dell'audio e mandandomelo in cuffia, me lo riprende come audio del desktop, no? Qua su OBS. E quindi c'ho due barre audio. No, solo che una è tutto quello no, del va desktop. Bene, va bene. E l'altro invece è quello del gioco. Devo diminuire un po' la webcam. No, spostiamola solo un po'. Ok. No. Questo qua, sì. Spostiamolo un altro. Mettiamoci di qua, va, che si deve vedere Pikachu. No. Fa niente, mettiamoci qua. E devo prendere il green screen anche. Ok. Almeno si leggono i dialoghi. Ok, ok. Sistemiamo le ultime cosine qua. Questo è il mio regno. Un luogo al di là del tempo e dello spazio. Ti do fastidio? Oh no. Vai, ma tu stai giocando, no? Se stai scaricando 5M. No, esatto, non posso farti due. Ti do il benvenuto. Link, sveglia. Ah no, quello è Zelda Breath of the Wild. Io sono colui che voi umani chiamate Arceus. Mostrami dunque il tuo aspetto. È bannabile. È bannabile, Arceus. Non posso mostrartelo. Vabbè, le solite otto facce da culo dei bambini qua, scelgo quella base. E dimmi, qual è il tuo nome? Non lo posso dire, la mamma non vuole. Chiamo bambini, vado a chiedere alla mamma se posso dire il mio nome. Mi chiamo... No, che palle, nei giochi di Pokémon mi chiamo sempre Fuso, però. Vabbè, mi chiamerò come... Azzo, se si fa sentire... E sei un po' fuso, sei. Sliand. Senza 1995, perché... Sliand, questo è il tuo nome? Penso di sì. Grazie. Sliand. Ma di fare tutta la telecronaca? Sì. Ti ho detto che andava bene, ma tutta la telecronaca, Dio porco, cioè... E sono in live, sto intrattenendo il mio pubblico. Ok, scusa, allora puoi fare ciò che vuoi. Aspetta, faccio un po' più. Presto ti troverai in un mondo a te sconosciuto. Ecco. Un mondo abitato da creature misteriose. Creature che voi umani chiamate Pokémon! Così, no? Parlerebbe così il dio che ha creato tutto. Perché teoricamente Arceus è il dio che ha creato umani e Pokémon. No? Minchia, speriamo che c'è un botto di loro. No. Non voglio la solita bambinata del cazzo che mi ha rotto i coglioni. C'ho anche una certa età, io c'ho mal di schiena. Sliant. Incontra tutti i Pokémon. Allora mi mostrerò di nuovo a te. Bene. Bisogna catturare tutti i Pokémon per catturare Arceus. Me l'ha spoilerato. Porca troia. Però già mi parla direttamente lui, no? Supposizione. Noi sappiamo. Minchia, c'è una maglietta futuristica. C'ho l'iPhone. No, il mio iPhone. Eccolo lì.
caricamento. Svegliati, porca troia. Svegliati, forza, wake up. Cazzo è che spacca con i... Sindaquil! Sei ancora vivo? Spero. Oddio, che brutto che sei. Ammazzate. Sei? Dove mi trovo? Questa è la spiaggia origine. Che c'è? Hai forse battuto la testa e perso la memoria? Quindi noi arriviamo dal futuro. No. Più o meno. Allora, Oshawott lo scarto a prescindere che mi fa veramente schifo. Cazzo, Deciduid però è bello. Ma Cyndaquil, Cyndaquil. Sì che lo so cos'è un Pokémon. Certo. Mica sono stupido. No, Snake. Come ben sai, questi tre sono esemplari delle misteriose creature che chiamiamo Pokémon. Comunque, tu come ti chiami? Oh, Slyand hai detto. Che nome peculiare, mai sentito. Eh beh, certamente. Ancora devo diventare famoso su Twitch. Ma sono sicuro che ha un bellissimo significato. No. È andato totalmente ad cazzum. Ah, sorry. Che villanol. Non mi sono nemmeno presentato. Il mio nome è Laven e sono un professore Pokémon. In soldoni il mio lavoro consiste nel cercare di scoprire il più possibile sui Pokémon. Ad esempio queste tre piccole pesti. Che fuggono. E i miei dorati Pokémon, dove andate? Perché fuggite da me? Stanno andando a chiamare il telefono azzurro. Sì, gentile, qui ci sono dei Pokémon fuggioschi da catturare. Diamond. Ehi, voi tre, aspettatemi. Aspetta, va bene. Oh, muoviti, accelera. Neanche scatta, accelera. Allora, io direi subito impostazioni, come si aprono. No. Così mi accuccio. Sono in ciabatte e in infradito. Si potrà nuotare? No. Freccia su. Impostazioni. Opzioni. Velocità testo veloce. Sensibilità. Al massimo. Conferma ZR nella lotta. Nascondo interfaccia. Musica. Musica. Aumentiamo tutto. Ok. Comandi. Fissa il bersaglio.
Prendi la mira lancia. Cambia cosa lanciare. Cambia cosa lanciare, ok. Arceus Phone che ancora non ce l'ho. Poche passaggio. Telecamera, premi il tasto R. Niente. Schiva Y. Come schiva Y? Non si possono modificare. Dannati giochi giapponesi. Vabbè, dai. Non posso ancora schivare, però. Vabbè, dai, graficamente non è brutto. Cioè, non... Purtroppo c'ho questa piccola grana dovuta al coso. 30 fps si fanno sentire. Subito c'è qualcosa che mette luci e suoni. Un giochino per bimbi. Esamina parla. Oh, la madonna. Di già da qua. Ah no. Esamina. Figa, si è rotto lo schermo. No. Hai trovato un oggetto che sembra uno smartphone. Sembra il tuo smartphone, ma la forma è un po' diversa. Ti sembra di avvertire inoltre una strana energia. È apparso un messaggio sullo schermo. Ti affido assieme a questa una missione. Incontra tutti i Pokémon. Figa, ma Arceus è il dio dei Pokémon, quindi dio degli uomini dei Pokémon nel mondo Pokémon. Mi ha inviato un messaggio. Beh, ci sta, no? O no, Snackera? Ma è bello. E come dio... Gesù... Oh, mi ha scritto Gesù, mi ha detto vai tranquillo, ci vediamo la prossima volta. Gesù, che di lui non ce ne può più. Zero interazione al passaggio con le piante, vabbè. Non è mica Zelda. Porca troia, però a distanza non c'è neanche un albero. Mamma mia, professore Pokémon neanche che sa lanciare le Pokéball. Ah, giovine caduto dal cielo, sei venuto ad aiutarmi dunque? Ho cercato di catturare Pokémon Fuggiaschi, ma le mie Pokéball sono volate tutte a vuoto. Fai schifo. Ah, giusto, giusto, forse prima è meglio che ti dia qualche informazione su quei Pokémon. No, li conosco. Quello è Rowlet. Capace di effettuare la fotosintesi proprio come le piante, lotta lanciando le sue affilatissime penne. Cazzo, potevano farlo un po' in cel shading, però, eh. Wow. Quella è Killa. Si lancia inginocchiata e ti sciotta con i BS, i Golnik. Sin da qui, la fiamma che brucia su uno diventa più potente quando è arrabbiato o spaventato. Che bello, sin da qui, mamma mia. Per finire, questo che sta lì vicino al laghetto è Oshawott. Vabbè, non me ne fotto. Se ne spesso sono chiaro per dell'acqua e l'ho usando quella specie di conchiglia che ha sul ventre. Ehi, Osha, te... Andrò a fare in culo. Ah, ma dove ho la testa? Stavo quasi per dimenticare una cosa importantissima. Come catturare i Pokémon, orco. Questa è la canzoncina che del tutorial sui giochi Pokémon. Ho ottenuto 50 Pokémon. La madonna. Speciale strumento da lanciare come una palla, usato per catturare Pokémon. Viene creata a mano una volta raccolti tutti i materiali necessari. Ok, leghi cocche, immagino. Ah, sorry, madonna, sto inglesismo, arriva da Galar.
forse non è una spiegazione proprio esaustiva. Allora, ti ricordi cosa ho detto prima? I Pokémon sono creature misteriose. Ma perché, ti chiederai tu, cosa hanno di tanto misterioso? Semplicemente i Pokémon possono rivincere fino a diventare microscopici. Ed è qui che entra in scena la Pokémon. Diciamo, una di queste mirabili invenzioni all'avanguardia contro un Pokémon. Quest'ultimo si rimpicciolirà entrando tosto nella Pokémon. Ed è questa, signori e signori, quella che si chiama comunemente cattura. Aiutami a catturare le tre piccole figlie. Sii gentile. Prendi bene la mira, colpisci il Pokémon con una Pokéball e il gioco è fatto. Non che io sia mai riuscito a mandare a segno un lancio. Mi mira un po'. Lascia desiderare. Beh. Allora. Un attimino di là, Ciccio, ci becchiamo dopo. Va bene. Puoi catturare i Pokémon. Va bene, ciao ciao ciao. Puoi catturare i Pokémon lanciando una Pokéball contro di loro. Tieni premuto il pulsante ZR per prendere la mira. Poi muovi o cambia la visuale con lo stick. Rilasciando il pulsante ZR, lanciare la Pokéball. E se questa colpisce un Pokémon, avrà possibilità per annullare il lancio. Premi il pulsante B. Così vado in prima persona. Se finisci le Pokéball, torna qui da me. Yes. Cazzo, non posso usare mouse e tastiera? Il tuo talento in una cattura ti sarà davvero utile da queste parti, puoi contarci. Allora, intanto aspetta, fammi vedere una cosa. Va bene, va bene. Ci sono ancora due Pokémon fuggiaschi. Che strano però, vederti si direbbe che tu non abbia affatto paura dei Pokémon. Eh no, vengo dal futuro, caro mio. Non sono mica... un uomo delle caverne. Oh. Troppo forte, notevole. Pensare che tanti qui hanno timore persino ad avvicinarsi ai Pokémon. Ne rimangono solo adesso. Forza all'opera. Al massimo faccio la mitragliatrice. Oh, qua si può andare nell'acqua. Vabbè, dai, carina l'acqua. Mi sento un po' male, sto cazzo di Avermedia. Vabbè, 60 euro. Ok, dov'è il mio preferito adesso? Quello che sicuramente sceglierò. Eccolo lì vicino alle rocce. Pronto? Torno. Quella, Jigsaw. Ho appena catturato un sin... No! No! È scappato! Ma proprio il mio preferito! Ma figlio di puttana! Vieni qua, sindaco. No, mi ha visto. Ma che cazzo stai giocando? Pokémon Legende Arceus. Oddio. Sì! Cattura pure sindaco. Mamma mia. Che bello. Ti ringrazio di cuore, non so proprio come avrei fatto senza il tuo aiuto. Mi avevo appena portato al villaggio per le mie ricerche, ma non danno retta a niente. Vivisezionali così, stanno un po' fermi, no? Giusto. No. Ma no. Tu non hai visto quei video in cui fanno, tipo, sono delle animazioni in cui cucinano i Pokémon? No, no, mai visto. Ma non danno retta a niente a nessuno. Va bene, vedessi come sono filati via. Come ho detto prima, come se avessero avvertito che stavi per arrivare tu. Infatti. Beh, sia come sia, devo farti i miei complimenti. Complimenti. Sei un portento con le Pokéball. Beh, diciamo che me la cavicchio. È dal 2000 che lancio Pokéball. Sono 22 anni ormai. Sebbene tu sia appena arrivato, sai già come catturare Pokémon senza Pokéball. Com'è possibile? Deve esserci un motivo dietro la tua repentina comparsa. Sono caduto dal cielo come Mr. Bean. Incontra tutti i Pokémon. Un Arceus Fondici. Che aggeggio singolare. Sembra quasi che serva a mostrarti la via. Ma sì. Vado a vedermi anche le cose un po' sconce, su lì. Tanto... cazzo ne capite voi, non sapete neanche come si accende. Se permetti, avrei un grande favore da chiederti. Il tuo aiuto mi sarebbe molto prezioso. Il mio sogno è quello di portare a compimento il primo Pokédex di questa regione.
Sai cos'è un Pokédex? Sì. Si tratta di... No, no, sto leggendo, sto facendo la voce del professor Laven, che è uguale alla voce del professor del mio personaggio, che è uguale alla voce di qualsiasi cosa. Che non sono bravo a fare le voci. Si tratta di un meraviglioso lavoro di ricerca, un'opera monumentale, atta a contenere informazioni su tutti i Pokémon. Ma, ahimè, per registrare i Pokémon c'è bisogno anzitutto di catturarli. E tu fai schifo. Le Pokéball sono invisibili, ci sono davvero poche persone in grado di utilizzarle per catturare i Pokémon. Devi lanciargliela contro e basta, porco due. Pure Pokémon mi fa bestemmiare, Gixo. Un bel cruccio, non trovi? Quando ecco che sei sbucato fuori tu, un portento della cattura. Il tuo obiettivo è incontrare tutti i Pokémon, il mio è quello di catturarli tutti. Mi pardono che una collaborazione sia d'obbligo. Vai, partnership, sponsorizzi... Che ne pensi dunque? Sei disposto ad aiutarmi? Ci sto. Vai, facciamo la route buona. Ci conosciamo appena, ma da questo momento noi due saremo colleghi di ricerca. Il nostro obiettivo è completare il Pokédex. Ma adesso andiamo al villaggio. Ci sono 3 Pokémon da riportare indietro. Per non parlare di te poi, dobbiamo pensare a trovarti vitto e alloggio. Gratis? Sì, accetto. Seguimi allora, ti porterò al nostro amato villaggio Giubilo. O Giubilo. Aspetta, aspetta che sono stanco. No, cosa guardi? Ah. La passera infuocata. È Svarion, dalla terra di Merdor. Citazione a un film bellissimo. Oh, eccoci qua al villaggio. Buonasera, mia cara sentinella. Come sempre il suo occhio vigile ci fa sentire tutti più sicuri. Bah. Vederlo in faccia non è che mi fa sentire più sicuro quello, eh. Mi sono preso la libertà di portare al villaggio questo giovine. Questo giovine. Gli sono in debito per aver aiutato me e i miei Pokémon. Va bene. Sembra interessante comunque, Gixo. Cosa? E che noi arriviamo dal futuro... E praticamente siamo... Che cazzo me ne frega. Lo so che a te non te ne fotte un cazzo. Cioè io sto giocando con il Nick a Dying Light. Mi ha regalato anche un gioco. Beh. Mi ha, ha preso Deponia. Ah, bello. Sono che cazzo. È un punta e clicca lì, com'è che si chiamano? Prima mi passa la voglia mai giocarli le storie. No. Vabbè, capito. Da questa parte, prego, seguimi. Sì, gentile. Questo è il villaggio Giubilo. No, no, non ho letto. La strada che stiamo percorrendo è via canale. No, reclo su una scuola di ricerca. Il villaggio è stato costruito appena 2 anni fa. Non ho letto! Dato che non sappiamo molto sui Pokémon, persino uscire dal villaggio è così. Yeah! L'edificio imponente che vedi in fondo della sala è la sede del Team Galassia. Ok. Si parla con gli sconosciuti. Ma vai a cacare, va. Tiro uno sberlun che ti fa girare. Uno sberlun. Porca puttana, quasi mi passava di mente. No, non è vero, non c'è scritto così. Bisogna fare il rapporto sui Pokémon fuggitivi. Tu aspettami alla... trattoria, sii gentile. Basta questo sii gentile. È lì, subito dopo il ponte. Si chiama La Tovaglia di Lino. E il proprietario si chiama Lino, scommetto. Pronto? Lino il pentolino. Sta reagendo a qualcosa. Un misterioso potere di calastrada. Premendo il pulsante meno, aprirai la mappa dell'Archeos Phone. La mappa ti mostra come raggiungere il tuo obiettivo tramite un marcatore insieme alle informazioni su missioni richieste. Era visualizzato anche mentre ti sposti. Quando non sai dove andare, guardati bene attorno in cerca dell'icona del marcatore. Ok. Ok, la mappa... cos'è questo punto? Dama degli amuleti. Portone principale.
quando sono arrivato io. Quindi il villaggio Giubilo si trova vicino al mare dove c'è il lago. E qua è Giubilopoli. Giubilopoli? Perché qua c'è l'altro paese che non mi ricordo più come si chiama. Va bene. Allora, devo andare dritto dopo il ponte a sinistra. Ok. Freccia su, vediamo se ho sbloccato qualcosa. Allora, intanto salviamo. Ah, vabbè, dai, il villaggio è fatto bene. Cioè, nell'insieme. Oh, Cristina. Mamma mia, però le rocce che popappano così. Tecnicamente ancora non è... Vediamo se riesco a glitcharmi. Si può salire sopra qua? Oh. Ha vibrato, ho preso danno. Saltando da una roccia. Chissà se un giorno verranno catturati così tanti Pokémon da riempire l'intero pascolo. Ok, questa è la pensione Pokémon. Qui c'è il muro invisibile. Ovviamente non è completamente free. Salvo, è pericoloso avventrarsi fuori dal villaggio. Questa? Tsumugi. Madonna. Porta strumenti. Questo qua è quello con le foto. Vedo un Togepi, vedo un Cherubi. Entra. Vai da Tovaglia di Lino. Ma non voglio andare subito. Sharon. Porco due. Poi c'è il vecchio Sawa. Qui è completamente vuoto. Questa è la sede del Team Galassia. Vabbè, le nuvole si muovono. Oh, eccolo qua. Allora, è l'area sospetta. Tu vai a dire una trattoria riservata ai membri del Team Galassia. I forestieri non sono i benvenuti. Gira al largo. Ma figlio di puttana! Eccola qui, la topona. E tu chi saresti? Che vestiti strani. E poi sono così leggeri. Io me ne sarei... Non me ne andrei in giro così tutto. I Pokémon potrebbero farti molto molto male. Se il guardiano ti ha lasciato passare vuol dire che conosci qualcuno qui al villaggio. Forse conosci il professor Laven? Dopotutto è un forestiero anche lui. Non è molto rassicurante vedere che si lascia sfuggire i Pokémon. Però chi sono io per giudicare? Se non mi fossi lasciata colpire dal tuono shock di quel Pokémon non sarei finita a letto. Hai tutte le ragioni del mondo, Luce. Sono un tale disastro che mi vergogno. Professore! Andare in avanti non avrei di che preoccuparti. Slyhand è qui per darci una mano. Vuol dire che entrerà a far parte della scuola di ricerca. Ma insomma, non può reclutare nuovi membri se ne... Ecco che arriva Celine Dion. Oh, mamma mia.
senza sopracciglia. Senti che... E questo praticamente è l'antenato di Cyrus. Quando sembra l'ha aiutato a recuperare il Pokémon fuggitivo. Ora vorresti mettere a nostra disposizione il tuo talento in cambio di vita e alloggio? A chi è croce, no. Direi che più o meno 15 anni. 26. Sbagliato un pochino. Che significa che l'età giusta per provvedere a te stesso? Beh, ecco. Insomma, 15 anni, forse 30 anni fa riuscivi a provvedere a te stesso lavorando già da 10 anni. Non mi possiamo accogliere nella mia scuola perfetti sconosciuti. Due anni si metterò alla prova. Sembra figlio giusto. Beh, se è gratis, accetto. Ecco, servimi, bastardo, che prima mi ha mandato a cagare. Allora, professor Mainz, dica, sarei curioso di sapere dove ho incontrato questo tizio sperduto. Oh, Madonna. Cosa mi hanno fatto Roblox? No. Non è possibile. Si è pappata, minchia, ho letto si è pippata, ho detto che cazzo. Capita. Eh sì, si abbuffa così perché è incinta. Dai, ti saluto io. Oh, ciao Gixo. Ci sentiamo domani. Va bene, ciao, va ciao. Bene. Ciao, ciao, ciao. Ma se dovesse fallire l'esame, allora dovrei lasciare il villaggio e vivere allo sbando là fuori. Bah. Minchia, me li vado a catturare da solo tutti i Pokémon. Ti aspetta la morte. Oh, la Madonna. Beh, direi che è ora di dormire. Sarei pure caduto, ma non credo si cada a letto. Soprattutto good night my dear. Mi sta già sul cazzo questo qua.
Dov'è il... dietro di là, a rigor di logica. Infatti. No, sbagliato strato. Guida ricerca per avere accesso all'attività di ricerca. Quando vuoi leggere, apri il menu pulsante su e seleziona aiuto. Salvi i progressi per evitare che le attività finiscano nell'oblio. Va bene. Grazie. Sandra letta, esamina, non la usa per riporre gli abiti. Un focolare in stile mantiene caldo l'ambiente. Stile tradizionale. Ah, si è tolto le ciabatte. Ah, qua ricompaiono. E qua scompaiono. Prima non erano scomparse. Norme di trattare il prossimo con cortesia, rispettare i propri superiori, il divieto di essere schizzinosi, aiutare i più deboli, affrontare le difficoltà con coraggio. Va bene, sì. Buonanotte, mondo. Vuoi riposare fino al mattino? Sì. Cosa succede? Un altro squarcio. Eccoli qua, i Pokémon inutili. Ok, questo è Cleavor. Buongiorno, Sliene. Senti, sono da non crederci. Sei pronto? Farò il tifo per te. Oh, questo. La doccia, devo fare la pipì. Ah, subito. Caputtano. Che giornata splendida, si riuscita, non deve essere facile in un altro mondo. Andiamo. Entra. Oh la madonna, che lusso. Va lì. Figa, hanno fatto i soldi, qua. Qui appena si trovano gli uffici della squadra di Fatti Forza. Sono stato attaccato da dei Pokémon selvati. Ho provato a tenerlo alla testa, ma con il mio compagno. Madonna. Persino quelli della squadra di Nino non escono indenni dagli attacchi dei Pokémon, pur avendo dei Pokémon al loro fianco. Ascoltatemi bene, per superare l'esame ed entrare nella squadra dovrai raggiungere la landa ossidiana e catturare tre Pokémon, Bidoof, Starly e Shinx.
Non possiamo permettere di sfumare una bocca in più senza trarne alcun vantaggio. Ebbene, dovrei dimostrare al team Galassia che il tuo contributo può fare la differenza. Ti presterò un borsello, Ah, così. Che schifo. È vero. Missione, l'esame d'ammissione. Prendo il pannello, visualizza la mappa, puoi controllare le missioni e le richieste. Le missioni devono essere portate per andare avanti. Le richieste sono invece facoltative e consistono in aiutare gli abitanti della regione. Mamma, porco due, un qua. Sono tutti e tre miei, teoricamente, perché li ho catturati io. Eh beh, non ci sono dubbi. Sì, sì. Eccolo qua. Che bello che è sindaco, mamma mia. Ah. Ricevi Cyndaquil. Ricordo, le Pokéball che ospitano dei Pokémon vengono chiamate le Partner Ball. Rorro, Osho. Sembra che gli altri due siano contenti per il loro amico Cyndaquil, o forse vogliono contribuire anche loro. Non mi sorprendere, d'altro canto sono fuggiti via al villaggio giusto quando Slyam è caduto dal cielo. Ma temo di aver bisogno di voi per i miei studi. Beh, solo 20, mamma mia. Ok. Stella. Pim pim pli pli. C'è pure un piano di sotto. Andare subito. Allora, pure qua la scuola. Porca troia. È gigante sto posto. Ovviamente porte chiuse, porte chiuse. Oddio, sì, arrivo dal futuro. Minchia, ma diglielo, no? Ah, c'ho la stamina. C'ho la stamina adesso. Allora. Posso lanciare già Cyndaquil? Andiamo. Parla. Oh, andiamo, dai. Vieni. Ma si possono sprecare? Sì. Fatto la cazzata.
Che abbigliamento bizzarro, devi essere un soggetto interessante. Ah, io sono etero, un semplice mercante della ditta Ginko. Ah, è Camilla, è vero. Questo è l'antenato di Camilla. Meno di impiccarmi, cos'è che ha detto? Cosa vedono i miei occhi da elfo? È persino un Pokémon al tuo fianco, davvero affascinante. Valutare individui, eventi e oggetti peculiari fa parte della natura dei noi mercanti. Che ne dici? Ti andremo di mettere alla prova le nostre capacità con i Pokémon? Va bene. Lotta? Ah, ma allora ci sono le lotte Pokémon. Ah, lui è con Togepi, è vero che c'era la foto. Minchia, 47 PS a livello 5. Ma che figata, mi posso muovere? Ecco un attacco rapido. Boom. Ah. Oh la madonna. Il primo attacco subito in sto gioco è un crit. Pezzo di merda, muori. Minchia, il primo attacco subito è un crit. Oh, nuova mossa, braciere. Far lottare i Pokémon è un ottimo svana. La lotta aiuta a far crescere i Pokémon. La crescita gli consente di imparare su nuove mosse sempre più potenti. A volte salendo di livello i Pokémon imparano nuove mosse. Puoi cambiare le mosse da usare in una nota tramite l'opzione gestisci matches. Selezionando un Pokémon dal borsello. Quindi possono imparare molte più mosse. Cioè, non è che le perdono. Figo. Eh beh, sì, ci sta, perché minchia, un Pokémon c'ha 4 mosse in mente e basta, non ne sa fare altre. Brutto così. No, se è così, molto bello. Peccato non ci siano molte specie, molte persone che possono vantare di avere un Pokémon al loro fianco. E sì che usare le Pokéball non è così complesso. In ogni caso, vediamo di rimettere in sesto i nostri piccoli amici. Ok. Ecco, accetta questa pozione in segno di ringraziamento, mio caro amico caduto dal cielo. Grazie. Vabbè, il solito... Il solito coso. Ok, allora, pomata per le ferite, restituisce 60 PS a un Pokémon. Usale sul tuo Pokémon nel caso in cui in cui perda le forze. Per quanto riguarda l'esame, è tutto il mio sostegno. Del resto, più aumentano i membri del Team Galassia, più crescono le fila dei miei clienti. Eh beh. E c'ha anche ragione, direi, no? Già conquistata lei. Vabbè, qua sarà il classico la Monster Hunter. Dirigiti qui, missione richieste. C'è solo la missione. Sì, andrà alla base della banda. Vabbè, accampamento classico. Il luogo in cui ci troviamo ora è il campo base. Puoi considerare l'ultima oasi sicura. Ti ricordo il tuo obiettivo, devi catturare Beedoff, Starly e Shinx.
Tutto chiaro? Bene, procediamo. Professore, c'è qualcosa che non va? Ecco, ripensavo a quanto dettomi dalla caposquadra. Che sia chiaro, se dovesse succedere qualcosa al ragazzo, mi aspetto che lei si assuma le sue responsabilità. Caposquadra è estremamente severa. Detto ciò, professore... quello della casa di carta, professore. Non credo che la sua presenza possa fare una gran differenza. Che fa pure la rima. Bestia. Ma non sarà necessario che io faccia nulla. Slyan basterà fare affidamento sul suo indiscutibile talento. Beh, che dire. È un onere... È un onere non indifferente. Mamma mia. Che dopo la giornata di oggi al lavoro, figa, non so neanche più leggere. Porca di quella troia. Poco male, sono convinta che non avrei grosse difficoltà. Diamo inizio all'esame. Yai! Yuppiu! Allora, fammi sapere se hai bisogno... Anzi, no. Ma questo non è salvo. Crea. È una specie di banco da lavoro. Riposati. Porta strumenti. Vediamo. Può muoversi senza... No, non sto sbagliando direzione, ma... Vabbè, minchia, è grande come area. Sento già i Pokémon. Wow, questo è il collo ambizione, dove vivono i Pokémon che devi catturare per passare l'esame. Wow. Landa ossidiana. Porca troia. Minchia, fino a 50 metri. Oh, guarda, un Bitu. Che ne dici di catturarlo subito? Dove cazzo vai? Aspetta, mirare con cura, anche se immagino tu lo sappia già. Lascia che ti dia qualche informazione lo stesso. Puoi tenere una ZL per fissare lo sguardo su di lui. ZL, questo. Ciò ti permette di non perdere di vista il bersaglio, aiutandomi a prendere la mira a schivare gli attacchi. Pronto? Come va quella merda? Sono appena arrivato alla prima grande zona. Sono entrato in raid adesso. Bidoof è un Pokémon dall'indole pacata, per cui non dovrebbe fuggire in tua presenza. Va bene. Grazie, non me ne fregavo un cazzo. Tieni premuto e fissa il bersaglio. Ma non mi rompere i coglioni. Ma che pa... Odio il tutorial. Fammi esplorare. Cos'è quel viola lì? Fiori, no? Oh, guarda, uno Starly. Ecco Starly, quei piccoletti sono un po' paurosi, per cui fuggiscono all'istante. Ma se ti accovacci non dovresti avere, dovresti riuscire ad avvicinarti senza essere avvistato. Va bene. Prendi il pulsante B per accovacciarti. E la rotella al minimo. Madonna. Ninja. Dove cazzo è finito? Dove cazzo è Starly? Questo sicuramente è qualcosa da... Porro officinale. Eccolo lì.
E vai, cattura pure Star Lee. Stan Lee. Chiaro, non hanno mai catturato tre Pokémon. Figa. Proprio scarsi questi qua del team. Ah, che sbadata. Come tu entri nell'incarico di spiegarti una cosa. Nello specifico cominciare la Partner Ball. Sì, sì. Però non mi segue. Ok. Ecco uno Shinx. Dov'è? Non c'era. E riesce ad avvertire quanto sia l'indole di indole per nulla. No. Mi guarda malissimo. Allora, fissando lo sguardo su di un Pokémon con il poi. Più sono le faccine, più facile la cattura. I Pokémon ostili nei confronti degli esseri umani sono contrassegnati da un film. I Pokémon con guida possono essere catturati solamente tramite lotta, ok. Ma io voglio fare la cattura furtiva. Che mi devi dire cosa devo fare? Oh Cristo. Sta già arrivando. Vai. Vai con braciere. Oh figa. Oh. Ah, strumenti. Uso. Oh, ho preso Shinx. Minchia, mi ha shottato quasi il mio Cyndaquil. Non lo so, devo scoprirlo pure io perché Arceus mi ha mandato qua. Che palla, nessuno frega niente di Pokémon, comunque, incredibile. Solo se porto Tarkov mi guardano, ma vaffanculo. Ma io porto quello che cazzo voglio. Giusto, Snake? È mutato. Allora. Fammi fare una cosa. Twits.
poi. Arrivo, ragazzi, eh. Eccolo qua, che avevo detto, io la mia fiducia nella tua capacità si è rivelata più che fondata. Liliana ha appena compiuto il primo passo necessario per incontrare tutti i Pokémon. Scattiamo una foto ricordo. Grazie. Non ci resta che fare rapporto alla 4. Mamma mia, che prova d'esame d'ingresso difficile che è stata. Ne ho già catturati 6 io di Pokémon, cogliona. Riferisci la copa squadra? Selina, l'esito. Sembra che tu sia scampata una vita allo sbando e a una morte sicura. Yeah! Grazie! È andata in mia figa piccolina così. Allora, cambiate, poi dirigiti subito all'ufficio del direttore, lo trovi al secondo piano. Renditi presentabile e porti i tuoi saluti al direttore, questa è la tua prima missione. Va bene. Ah, ok, devo per forza andare, non mi posso cambiare in mezzo alla strada. Dov'era il mio alloggio qua? Sarà pure vero che quando... Ah no, il mio alloggio è a sinistra. Eccolo lì. Cosa spazi sul terreno? Porca troia. Attaccala, Shinx. Ok, andiamo a cambiarci. Porca troia, se ci sono le schegge. Allora, note di norme di comportamento. Ma cambiati. Sì. Ok. Sì. Ah, anche i calzari. Ma no, ma volevo il mio infradito.
Oh, con le scarpe di paglia. E via così. Va bene, ma... La divisa ufficiale della squadra di ricerca ti calza a pennello. Sembra quasi che la caposquadra abbia fatto preparare apposta per te. Vedo che ti sei cambiato. D'ora in avanti sei libero di usare quella stanza. Grazie. Prendi anche questo. Bam, pisano nel culo. Oh, il berrettino. E ora vai a salutare il direttore. Subito. Va bene, ma prima... Con questa visuale qua... Arrivo subito, ragazzi. Vediamo se... Esegui interruzione.
Uè, Andre. Sono tornato. Vieni su Discord. Ci sei, Andre? Allora, devo andare al piano di sopra a salutare il tipo. Ah, proprio sopra sopra. Mazza teo. Eccolo qua, il professor Rowan. Ti aspettavo con ansia. Il mio nome è Sorwan, sono il direttore del Team Galassia. Quindi tu sei Slyan. Signor, sì, signor, capitano, signore. E che è un pirata? Mi sono informato sul tuo conto, mi dicono che sei precipitato da uno squarcio spazio-temporale. Vediamo quanto vali. Affrontami. Lanciati all'attacco. Preso nel culo. La squadra deve migliorare nel suo, ma si vede che hai ottime potenzialità. Molti ti guarderanno con sospetto perché sei precipitato dal cielo. Più superstizioso di programma che porti con te delle sciagure. Tuttavia hai superato l'esame, perciò per quanto bizzarro tu sia, sei il benvenuto qui al villaggio. Dedica tutto te stesso al Team Galassia e al completamento del Pokédex. Ma ricorda, i Pokémon sono creature terrificanti, sii sempre prudente. Va bene, capo. Oh. Un'abra che va a 2 fotogrammi al secondo. Catroia. Pare che tu abbia impressionato il direttore, sei ufficialmente dei nostri. Ora sei un membro del team di rango 0 stelle. Man mano che ti renderai utile alla squadra di ricerca, avanzerai di rango. Vabbè, se ho già catturato la metà dei Pokémon che non si pensa neanche che si possono catturare, figa, dovrei essere già almeno 35 stelle, no? Non credete? Bah, però va bene. Un po' forzatina come cosa, ma ci sta. Più rango aumenterà. In altre parole, la strada verso come... Vabbè, sì, devo ancora completare il Pokédex, quindi... Cioè, incontrare tutti... Quindi sono praticamente tutti 0 stelle, sono. Una ricetta, hai tenuto ricetta delle po... Perché i materiali sono una bacca di cocca e un ciottolo. Eccoti 3000 poche dollari, ti faranno come... Ah, c'erano già i poche dollari. Ok. Luce, tu sei esperta nella fabbricazione di strumenti, cioè sei un chissà cosa si fabbrica. Vai. Sarà fatto, capo squadra Céline Dion. Dunque, in qualità di esperta nel campo del fai da te, ti spiegherò tutto ciò che devi sapere. I membri del Team Galassia fabbricano a mano gli strumenti di cui hai bisogno per la ricerca. Alcuni sono anche acquistabili, ad esempio all'Emporio, ma sarebbe opportuno cercare di essere autosufficienti. Possiamo sempre fabbricare le Pokémon, che sono poi gli strumenti che usiamo più di frequente. Pratico, non trovi? Ma non è vero, non le usate. Avanti, andiamo alla bottega. L'arte del fai da te, cioè non ho attivato il marcatore. Vabbè. Andiamo. Esci. Vieni su Discord. Com'è il gioco? Dai, rotto il cazzo. Anzi, saltato. No! Eccolo! Fa cazzo!
Questo è un po' così. Mi presento. Il mio nome è Sharon Stone. Mi occupo della sartoria. Volevo farti fatti i miei complimenti per la tua promozione. Vengo a consegnare gli abiti che il professore ha ordinato per te. Porca troia. Uii. Uii. No, no. Hai tenuto una giacca da viaggio e un paio di calzoni. Oh, li, con i funghi li voglio i calzoni, però, eh. No, magliette e pantaloncini. Ma praticamente te lo posso spoilerare o, no, o non te ne frega un cazzo? Arrivo dal futuro. L'hanno contestualizzato così. Sì. No, beh, sì, ma perché comunque già nel mondo Pokémon si parlava di, sai, il spazio-tempo, no? Le, con Ultra... No, allora, vabbè, il video iniziale è Arceus, che, Arceus, Arceus, come vuoi chiamarlo, che mi parla e mi dice... non mi ricordo più. No, fatto sta che, vabbè, mi ritrovo sulla spiaggia, mi hanno visto cadere dal cielo, da uno spazio, da un ultravarco, praticamente. E niente, Arceus mi ha dato anche il mio smartphone, che però l'ha trasformato nell'Arceus Phone. No, sai che si era visto l'Arceus Phone. Quindi ce l'ho... Devi capire perché sei nel passato. Devo capire perché, sì, esatto. Però lo sanno tutti che non sono, cioè, non arrivo da quel mondo lì. Anche se ancora non gli ho detto, guarda che io arrivo dal futuro, i Pokémon, questa regione si chiamerà Sinnoh, e il Pokémon più potente è Arceus ed è il dio. E non lo so, perché comunque Giovanni del Team Rocket riesce ad utilizzarlo, l'ultravarco, tranquillamente. Bell'occhio, sì. Ma secondo me se l'hanno rimesso qua, minchia, bellissimo. Bell'occhio, bell'occhio. No, è uno solo, ma viaggia tra i mondi. Può essere tutto. È lore? Attenzione. Dark Souls, levati. Per questo ti darò per festeggiare superamente i soldi che ti ha dato la capota, invece potresti... Allora, utilizzando il banco da lavoro che puoi trovare al villaggio Giubilo, potrei creare Pokémon e altri strumenti. Per creare strumenti avrei bisogno di ricette e materiali. Va bene. Ma come si sentiva l'audio? Come si sentiva l'audio? Ok, ok. L'arte del fai da te è fatta. Mamma mia, se siete alti però come volume. Wonderful! Mamma mia, se mi sta sui coglioni questo qua. Una Pokéball perfetta. Deve essere la tua prima creazione. Te la sei cavata benissimo. Va bene, grazie. Come ti ho probabilmente accennato, i Pokémon hanno affascinante capacità di rimpicciolirsi. Le Pokémon... Sì, me l'hai già detto. Ah, mi dà il Pokédex. È un libro. È un quaderno. Libricino che raccoglie gli esiti delle ricerche. Sì, ogni volta che vengono avvistati nuovi Pokémon, il professore aggiunge nuove pagine. Allora, membro incarichi su cui fare rapporto 9. Ok. Minchia, da completismo assoluto sto gioco.
volte che le hai fatte evolvere. Ok. Vediamo quanti Pokémon ci sono. Per adesso 127. No, nel Pokédex. L'ho preparato apposta per te, spero che ti sia utile, bla 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 bla. Sì, infatti ho visto Togepi che è il 127esimo. Non ho detto i Siri di Okane. Va bene. Per completare dovrei anche portare a termine gli incarichi del Pokédex. Da buon membro della squadra di ricerca anch'io me ne non mi risparmierò. Va bene. Allora, ora ti spiego i particolari. Ma per farlo dovremmo sportare... Oh, basta spiegarmi! Mamma mia, con gli spiegoni. Che cazzo vuoi? Icona delle richieste. Ok. Oh la Madonna, quante richieste, mai. Sì, lo conosco. No, no, te lo regalo, Wurmple. Ma graficamente... cioè, ormai lo sapevamo tutti che non era sto granché. Ma... fino a 5 metri di distanza è bello. È carino. Esatto. Visto che ci sei, potresti trovare informazioni su Starly. Pokémon sono creature spaventose. Sì, sì, guarda, Starly, porca di quella troia, fa una paura. Quella lì che continua a scopare sul terreno. Ah, arriva Rayquaza. Picchino Starly e Rayquaza arriva a difenderlo. Niente da fare, non me lo ricordo. Adesso come faccio a togliermi la curiosità? Tu fai parte della squadra di ricerca. No, se riesci a catturare uno Shinx, mostramelo, voglio vedere. Vai, questo ce l'ho già. Sì, sì. Dunque, diamo un'occhiata a queste orecchione tonde. Vai, Shinx. Usa tuono shock. Usa fulmine. Comunque, una cosa che mi sembra di aver capito, però tra un pochino lo scoprirò sul serio, è che i Pokémon non scordano più le mosse che imparano. Cioè, ce le hanno tutte. E però, prima di partire per il raid, no, diciamo... prima di partire per la missione devo decidere che mosse mettergli e togliergli. Delle croci gialle, ecco come erano... oh, comunque posso scegliermele e tenere sempre quelle, no? Nel caso trovo la combo wombo. Però nel senso non è che devo andare dall'insegna mosse, dal ricerca mosse, dal cristo mosse, dal mosse mosse. Grazie, mi hanno dato tre pozze. Ti va una bella foto ricordo? No, non me ne fotto un cazzo della foto ricordo. Allora, vediamo la mappa. La mappa, la mappa, la mappa, sì.
Ancora non posso rotolare. Posso giocare anche in prima persona. Chissà se è vero che anche Pokémon della stessa possono avere dimensioni diverse. L'ho detto prima, ma vorrei vedere con i miei occhi quello fianco a fianco. Se c'è un video... Sì. Se non è una cosa, non so, se riuscissi a catturare un viso più grande, il mio potere... Ce l'ho più grande del tuo, sì. E di qua dove si va? Ah, di qua si va al dove sono... Guarda che si può giocare anche in prima persona. Però devi tenere premuto. Devi tenere il grilletto sinistro. Hai visto che c'è... Svarion là. È un buco di culo gigante. E non si sa, non lo so. Non mi hanno ancora parlato di quel coso lì. Stai uscendo dal villaggio, fa attenzione. Va bene. Vedi, è come... Come... Monster Hunter. Con la grafica brutta. Però mi sa che qua le macro aree sono comunque molto più grandi delle aree di Monster Hunter. Voilà, è il Nick. Va bene, va bene. Io adesso ho fatto già la missione iniziale, diciamo. Ho già preso i primi Pokémon. Ora veniamo a noi. Per completare il Pokédex dovrai portare a termine determinati incarichi. Consultando i Pokédex puoi verificare i tuoi prossimi incarichi. Gli incarichi Pokédex sono delle ricerche necessarie per completare il Pokédex. Numero e contenuto cambiano a seconda della specie di Pokémon, quindi ricorda sempre di premere il pulsante giù per aprire il Pokédex e controllare gli incarichi disponibili. Usa il pulsante ZL per fissare lo sguardo su un Pokémon, ma io ancora questa cosa qua non l'ho capita. E premi il pulsante giù per aprire la pagina del Pokémon e verificare subito. Cioè, gli devo stare vicino vicino al Pokémon, gli devo stare lontano. Portando a termine, ottieni dei punti analisi. Anal, easy. Devo darti un consiglio di vitale importanza. Se stai per subire l'attacco di un Pokémon selvatico, assicurati di schivare. Schivare? Sì. The Roly Poly! va bene il Nick. Ah, e adesso finché non mi vedi con gli occhi chiusi che mi sto addormentando per la stanchezza continuo, a oltranza. Sto dicendo El Nick. Osserva bene i miei movimenti e prova a copiarli. Ma ce l'ho la destrezza. Olè! Olè! Mamma mia! L'agile acrobazia che ho appena eseguito con estrema grazia. Madonna, oh, umile signorina. Umiltà. Umiltà ci vuole nella vita. Perfetta. E pam, backstab. E muore. Con una schivata potrai evitare le mosse dei Pokémon. Sono estremamente potenti, attacchi ripetuti possono farti perdere i sensi. E vabbè, ma io c'ho Barella. L'hai capita? Sono due giocatori dell'Inter. Parlo per esperienza personale. Shinx mi ha travolta in pieno con il suo tuono shock. Grazie al cielo la squadra di vigilanza è venuta a soccorrermi. Mentre eri svenuta però, ragazza mia. Ma non temere, ti insegnerò io ciò di cui hai bisogno. È il mio dovere in quanto tuo mentore. Porca troia, sono messo bene. Lasci. Hopla. Hopla. Vai, Cyndaquil. Ma vedi, io...
Io premo, tengo premuto ZL per fissare su un Pokémon, ma mi va in prima persona. Fammi sapere se hai bisogno di preparare strumenti e Pokémon. No. Tu cosa mi dici? Sì, sì. No, non voglio tornare al villaggio Giubilo. Allora. Porro officinale. Uno Shinx. Sì, ma ne voglio catturare un altro. Sì. Cos'è quella roba lì? Dai, dai, rolla sopra. Cos'è quella roba qua che brillu? Brisbilluccica. È dragonite. No, non la posso raccogliere. Aspetta, aspetta. Sì, sì, sì. Minchia, poverino. Polvostella e ciottolo. Ah, ecco così. Cambia bersaglio fissato, premi giù. Ok. Quindi se io faccio così... Sì, la Madonna. Nuova mossa. Va bene. Ho sentito uno Starly. Cos'è questo verso qua? No, metti un attimo l'audio e dimmi se si sente doppio, anche leggermente sfalsato. No, l'audio del... cos'è che mi ha visto? Oh Cristo! Ah. Ok, vai con braciere. Si guarda attorno. Sì, sì. No, no. Me ne stavo andando via. Dici che ci sono le lotte in doppio? Cioè, se io faccio così... Ah no, me lo fa sostituire. Non lo guardi la lotta. Vediamo se mi mette in mezzo cosa succede. No, è tardi. Ma dai, ma... Oh, ho fatto la prima lotta. Ho fatto. E mi ha fatto brutto colpo. Adesso questa la mi ha fatto un altro attacco. Cos'è più? Paralisi, tre azioni. Baccaliegia. Quindi io se voglio andare in Pokémon... No. Come faccio ad aprire lo zaino? Così. Bacca che cura la paralisi. Usa. No, non avrebbe alcun effetto. Ah, le mosse di stato rimangono solo per la durata della lotta. Ok. Però mi ha detto che se lanci Pokémon agli alberi loro raccolgono le cose, però...
No, no, contro questi qua. Ma... Bacca arancia. Cioè, vedi, il posto vicino è bello. E quando guardi lontano che fa schifo. Eh sì, calcolando che la vermedia, questo qua che ho preso, non è che c'è una qualità proprio... E c'è, se lo vedo anch'io, un pelo sgranato. Un vrumple. No, l'ho mancato. Bastardo! È scappato! Sì, è scappato. Sì, beh, sì. Sì, è... Sì, sì, no, non lo può catturare quello. Nel sottomondo. Aspetta, fammi salvare, va. Come cazzo sì? Mamma mia, sono cambiato. Qua. Ah sì. Però è un gacio. Mamma mia, ho visto lo Starling muoversi a scatti. Sì. Già. No. Oh Chris, ciao Bidoff. Cosa fa? No, loro sono pacifici. Gli schivo addosso allora. No, posso anche lottare se voglio, faccio così. Sì, sì. Mi vuole fare un bocchino. Non lo so. E no, perché non è. Non è fuggito. Questo cos'è? Vai, tira una testata. Bacca ghicocca. Oh. Mi segue comunque. No, non voglio parlare con te. Voglio esplorare. Vai a fare in culo te. C'è. Sì, sì, prende esperienza facendo qualsiasi cosa. Però minchia, a livello 5 50 PS, aveva. No, di meno, 20 ne hanno. Aspetta che c'è un tipo. Ciao. È più difficile catturare. Cerca di ridurre i suoi PS durante la lotta. Con la mossa tuono shock, per esempio, lo puoi paralizzare. Sì, ho visto. Mi ha fatto un tuono shock, bam, paralisi. Questo è maschio. Fammi vedere cosa devo vedere. Esemplari catturati senza farti notare. Esemplari sconfitti. Variazione di forma e aspetto accertate. Volte che l'hai fatto evolvere. Quindi devo sconfiggerlo. No, lo sto catturando. Vabbè. Eh sì, perché l'ho fatto in stealth. Vabbè, allora, devo trovare di nuovo Vrumple, che me l'ha chiesto il tipo. Vabbè, anche perché ancora non ce l'ho. No, comunque ti dà l'idea più di... Cioè, non di gioco statico, dritto per dritto. Cioè, ti dà più l'idea appunto di avventura Pokémon.
piana a fer di cavallo. Qua ci sono altri sci starli. Ciottolo. Lì ci sono altri bidoff. Ma minerale draconite non lo trovo. È quello di Monster Hunter. Eh sì, infatti adesso arriva il Rathalos. È porro officinale comunque. Cioè vedi, se guardo così è bello, la grafica è bella, perché non vedi il pop-up degli oggetti. Già se faccio così vedi gli oggetti che fanno dei pesci. Mi andrà a vedere dove c'è l'acqua. Vai a fare in culo. Scappa. Ti rincorro. Aia. Bah, si è stancato di scappare. Ah no, è volato. Ma poi i suoni ambientali, invece i suoni ambientali sono fatti bene. Minchia, io ho fatto headshot! E ha fatto... Esemplare catturati senza farti... Non lo so. Dice uno Shinx. Fammi andare sul cocuzzolo di questa... Opla. Andiamo qua nel sottobosco. No, neanche... Cacchio, l'unico vrumple che ho trovato è scappato via. Basta, vabbè, dai, andiamo dalla tipa, se no... no, devo... Eccolo là! Non sapeva dove girarsi. Aspetta, aspetta, faccio... Catturare, vediamo, senza farmi notare. Beh, bene o male hanno... No, bastardo! Cazzo, vieni qua. No! Fa niente, gli ho fatto la critica. Mi sa che gli ho fatto headshot. Ok. Sì, aspetta che c'è un altro. Che sono un ninja. Mamma mia. No, oh, bastardo. Bastardo, vieni qua. No, l'ho mancato. Non posso giocare con mouse e tastiera. Ma bastardo. Ecco. Figlio di puttana. Mosse. Posso... Vedi, mi dà l'ordine di attacchi. Se io uso braciere muore. Sì. Ha lasciato qualcosa. Bacca di cocca. Proprio la caccata. Ma chi se ne frega delle missioni? Ma a me viene voglia di esplorare. Lì c'è un Beazle. Aspetta. Questo. Aspetta, vediamo se riesco a catturarlo senza farmi vedere. Sì!
Però voglio cambiare. Devo capire come si cambiano i Pokémon. Vediamo se cambia gli oggetti raccolti in base ai Pokémon. No. Pokémon in acqua non ce ne sono, vero? Oh, c'è un'animazione. Ah, non si può nuotare? Come c'è il pescione? No, lo so. Ah no, però vedi che ho ancora un po' di vita. No, non è affogato, ti fa respawnare. Sì, sì, infatti. Tu chi sei? Team Galassia. Fai frantumare le rocce che scintillano al tuo Pokémon compagno. Così facendo potrai... Ma non me lo posso portare in giro. Cioè, io lo voglio qua e voglio che viene in giro con me. Ah, vai a fanculo. Ciao, Bidoof. Cos'è quello? Ah no, texture mancanti. Oh, occhio. Dai, dai, vieci. Vieci. Ha. Vieci. E pubblicità. Mi ha coperto. Ok. Allora, attacco rapido. Ma è una pubblicitina nell'angolino. A posto, Giusy. Ah, ecco perché stai congelando. Allora. Ma che sei fuori di testa. Allora, vieni qua, Lucinda. Luce. Ecco un precetto della squadra di ricerca per te. Mentre fissi un po'... Ma... Questo l'ho già capito. Tieni a mente gli insegnamenti del capo squadra. Sì, sì, proprio. Celine Dion. Perché non provi subito? Nel frattempo io ti precedo. Vai, procedimi. Io devo andare un attimo al campo base che devo cambiare i Pokémon. Tatara. Anzi, no, prima devo creare Pokéball. Posso crearne 17. Ok. Poi porta strumenti. Allora, riposati. Quanto vuoi riposare? Solo un po'. Ok, mi sono ricaricato i Pokémon. Però voglio scambiarli. Non li posso scambiare qua? Bacca che restituisce 20 PS. Porta strumenti 3. No, no, ho sbagliato. Annulla. Annulla. X. Ok. Va bene. Andiamo avanti. Con questa magnifica vista. Cosa che c'è là? Boh. Era bello se mettevano una reference al primo episodio di Pokémon che passava un O nel cielo. E vabbè, all'inizio.
Scusa, è un Pokémon volante di Sinnoh leggendario. Boh. Comunque sono giocherelloni, ti vengono intorno. Ecco. Che cazzo ha fatto? Vai, dimmi, luce. Luce dei miei occhi, vai. Mamma mia. Ti ripeto. Ho capito. Non me ne frega un cazzo, l'ho già capito, basta. Ti invito a provare, l'ho già fatto. Io ti aspetto, tu prova a completare qualche incarico. Sì, sì, madonna mia. Allora, fammi vedere, va. Anzi, fammi vedere Bidoof che... esemplari pesanti, esemplari sconfitti, esemplari catturati. Vabbè, catturiamone un altro. Ma no! Ma no, ma... sono scappati tutti! Ma pezzo di merda! Niente, catturiamo Starly. Dove vai? Guardalo. No. No. Bastardo, se non... porca troia. La madonna. Che volo che ho fatto. Ok. No, oh, ma bastardo, è volato. Niente. Vabbè, andiamo avanti. Qua bene o male ormai l'ho imparata a memoria la strada. Dai, lo so che ce la fai. Ecco qua. Ma è una maga. Hai visto? In questa zona dovresti trovare un Pokémon chiamato Beasel. Eccolo lì. Sì. È un Pokémon aggressivo, al pari dei Shinx. Ti attaccherà con le sue mosse, per cui sii cauto. Se vorrai catturarlo, dovrai affrontarlo. Mamma mia. Allora, se continui a subire danni, entrerai in stato di pericolo e i bordi. Va bene, questo l'avevo visto. Recupererai salute col passare del tempo, a meno che un Pokémon selvaggio non ti stia prendendo di mira. Se subisci ulteriori danni durante lo stato di pericolo, perderai i sensi. Va bene, grazie. Ok, raggiungimi quando avrai portato a termine qualche incarico di Beasel. Ah, ma devo portare a termine gli incarichi adesso. Ah, vabbè. Quindi devo osservarlo mentre... Allora, intanto prendiamo Shinx. Dieci? 10. Allora. No. Ah, aspetta, quanti Pokémon ho? 6. Com'è che si faceva vedere gli incarichi qua? No. Non posso in lotta. Va bene.
Ok. Ok, a posto. Cos'è che è? Un bigo? Dai, 10? L'altro mi attacca se... Ah, ma c'ho... Ah, sono contro due Pokémon! Ho capito, ma io voglio lanciare anche un altro. Lo voglio catturare. Ma devo osservare un Beazle che... No! Figlio di puttana! E su tutte le furie! Oh, la madonna! Ha aumentato tutte le stats! Mi ha fatto fuori il mio Shinx! Bastardo! E va bene, ti faccio vedere io. Ti mando... Shinx! Allora, lancia Pokéball. Sì! Mamma mia. No, comunque i suoni ambientali ti sembra... Cioè, sembra che sei... davvero nel, in un ambiente selvaggio, naturale, no? Sono fatti bene, cioè sono coinvolgenti, ecco. Ecco qua un altro suono ambientale. Ho fatto una scoreggina, se... Palla di fango, cosa fa? Allora, zaino. Palla di fango compatta e dura. Se lanciata contro un Pokémon nei rallenti movimenti puoi far riabbassare la guardia. Ok. Bacca arancia. Ma se io gli do la bacca arancia... Ah, posso lanciare le bacche anche. Ma se io gli do... Allora... La bacca arancia uno che è morto. Cioè che è KO. Ah no, ecco. E la pozione invece è cambiato come effetto? No. A un prezzo piuttosto basso. Ah, però respawn in fretta gli oggetti da... Sì. Volte che l'hai visto usare veleno spina. Se io non voglio ucciderlo e voglio vedere che usa veleno spina. Veleno spina, sì, l'ho visto. Ha
Adesso puoi morire. Volte che l'ho visto usare veleno spina. Sì. Uno. Yeah. Allora, dove devo andare? Ciao. Eccoti qua. Vedo che stai davvero andando al massimo. Ti sei meritato un kit fai da te. Cosa fa il kit fai da te? Posso farmi da me da dove voglio? Ok. Kit fai da te. Ok. Eccoti anche la ricetta per... Oh! Grazie. Sicuramente servono i porri. Baccarancia e porro officinale. Grazie a chi potrei creare strumenti quando ti trovi usando i materiali conservati in Borsello. Dunque, finché avrai con te delle bacche di cocche dei ciottoli, potrei creare... Combinando un po' officinale per creare una pozione. Usala per rimettere in sesto i tuoi Pokémon. Ok, va bene. Incarichi su cui fare rapporto 26. Ok. Sì, una volta terminati abbastanza, ricordi di andare a parlare al professor Laven. Va bene. Adesso mi spingo più in là. Vediamo quanto sopravvivo. A che livello trovo i Pokémon più che altro. Vai, corro sempre dritto, non mi fermo. Con lo scatto da centometrista. Allora, per adesso ho visto Beazel, Shinx, Vrumple, Starly e vabbè, i tre starter. Vediamo che Pokémon si trovano in giro. Vrumple. Vrumple. Che cos'è questo? Revital boccio. Ok, immagino che sia per rivitalizzare, per creare revitalizzante. Beh, vedi, 400 metri comunque. Come fa ad essere più veloce lui anche con attacco rapido che... Ah, muori. Brutto colpo, toh. Brutto colpo, brutto coglione. Che velocità base ha Beazel? Porca troia. Oh, che cazzo è successo? Non dava più il gameplay. Sì, lo so che è veloce Beazel, però madonna. Cioè, è 6 livelli in meno. Ma dici che lo buggo se riesco a fare una cosa del genere, guarda. Che cazzo è? Ah, è Floazel. E no, ci voglio andare adesso. E fa niente, voglio morire. Ah, secondo me... Secondo me c'è, guarda, l'ho trovato al punto. Qua.
Ah, ma tocca! No, no, c'è il punto, voglio buggarlo. Aspetta, ma c'è il ponte. No, devi essere di rango superiore al pisello. Che cazzo? No, adesso viene. No. Vai con le musiche di Breath of the Wild. Eh sì, guarda, è già in mezzo a rompere i coglioni. Ecco, muro invisibile. Ah, devo arrivare al rango monostella. Eccolo qui. No, allora devo passare in... Devo trovare metodi alternativi. Ma sì, dai, prima ho fatto un volo di 6 metri da una altura. Da un'altura ho fatto un volo lungo 6 metri, ho fatto. Non era calcolato perché era glitchato. Oh la madonna. Adesso ci ho morso. Potente rapida. Posso fare... Tecnica rapida. C'ha pure il... E quindi ho guadagnato un turno. E poi faccio così. Vabbè che lo shottavo già con uno shock. Allora, intanto... Diamo a Cesare quel che è di Cesare. Cioè... Ghicocca bacata. Allora, posso creare le pozioni. Com'è che si creano? Crea. Ok. Create 15 pozioni. Adesso le voglio usare. Oh. Ok. Porca troia, guarda che è lì, eh. Eh sì. No, ho sbagliato. Perché fa tre e poi annega. No? No, annega, fa 3, non ho fatto la schivata. Pensavo che la facesse, invece è caduto subito in acqua, l'idiota. Madonna. Allora, devo trovare... Oh, che c'è un muro invisibile. Da qua è un po' più alto. Eh no, vedi, qua è troppo lontano. Ma no, non credo che ci sia un muro invisibile. Secondo me non l'hanno calcolato il muro invisibile.
No, dai, lì è proprio scriptato. Qua la distanza c'è per passare oltre. Ce l'avevo quasi fatta. Allora, quindi devo andare da tipo qua. Da qua. Porca troia. Ah dai, ma ti aggrappi con un piede, mamma mia. No. Qua è troppo lontano. Ah, perché ho sbagliato, sono andato nella concavità. No, è per forza da questo. Qua un po' più a destra. No, no, mi ha bloccato. Il muro invisibile. Non si può. Mi ha bloccato. Ma se faccio il mega lancio lungo? Niente, vabbè, dai, andiamo. Aspetta. Vabbè, dai, 39 incarichi. Già divento monostella, no? Che ho già catturato più di 10 Pokémon. Luci ha detto che nessun membro del team è riuscito a catturarne 6. Perché mi ha detto in squadra puoi tenere fino a 6 Pokémon. Non che nessuno sia riuscito a catturarli. Minchia, ne ho catturati 10, quindi devo essere almeno 16 stelle come rango. No. È come è il minimo, sì. Poi arrivo dal futuro, c'ho pure lo smartphone, c'ho. Gli faccio vedere le mie foto lì alla Via Vittoria. Fammi sapere se ho bisogno di preparare strumenti o Pokémon. No. Ah, posso scegliere il giorno e notte? Giorno e notte e fino a notte fonda. Oh, andiamo a vedere i Pokémon che ci sono di notte. Cambiata la musica. Che bella. Che bella sta host. Oh, i Drifloom. Sai che mi corre dietro? No, non mi hai visto. No. No, non funziona perché mi vuole attaccare. Bastardo. Livello 2.
attacco rapido. Non ha effetto, è vero che è... Porca troia. È spettro. però l'ho sciotto. Dai, livello 2 con la Pokéball. E con questo l'ho sciotto, con questo l'ho sciotto. No, madonna, che difesa speciale ha. Sì. No, no, non voglio fuggire. Fì, mi devo abituare ai comandi nuovi. Sì, ho catturato Drifloon. Esemplari catturati 1. Vediamo nel Pokédex cosa mi dice. Drifloon. Eccolo lì. Volte che l'hai visto usare confusione, volte che l'hai visto usare ipnosi, volte che l'hai sconfitto con mosse tipo spettro. Esemplari sconfitti 0, esemplari catturati di notte. E beh, compare solo di notte. Aspetta che adesso questo invece gli faccio la cattura stealth. È sparito. No. No. Dove cazzo è andato? Scappato. Ah no, minchia. Bastardo. Vai Cyndaquil, perché vedo le... Vediamo se mi avvicino cosa fa. Guarda, mi metto in mezzo. Vediamo se c'è il fuoco amico. Sì, c'è il fuoco amico. Sì, sì, l'ho scottato. Quindi lo sconfiggo e lo catturo. Catturo così, perché tanto devo catturarne di più per completare il Pokédex. Bello, si vede tutto. Preso. Si è visto il fuoco d'artificio che è uscito da... foresta. Ma mi sembrava un Pokémon quel coglione lì alla roccia. Invece no, è una persona. Vabbè, lì si trovano sempre Beezel, Bidoof. Drifloon. Solo Drifloon si trova di notte. In più. Andre! Livello 40! Ah! No, 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 aspetta, No, no, mi sa che è troppo di livello troppo alto. Che cazzo? Guarda, Andre.
no, è che gli ho lanciato la Pokéball nel culo, ma secondo me non è che non è entrato il Pokémon nella Pokéball. Capisci? Quindi è contento. Andiamo, mi avvicino un po'. E la madonna, pure solo urlando. No, no, no. Che cazzo è? Nitro carica. No, ok, mi ha solo... Ok, comunque l'ho visto. E ha usato una mossa. Quindi io posso... Cioè, io faccio così, no? Aspetta. Dov'è Rapidash? No, sì, sì. Volta che ha usato fuoco bomba. Vediamo se me la usa. Porca troia. Usa fuoco bomba. Porca troia. No, secondo me cambia. Che bello però. Manca un po' di ombre di contorno. No, più che altro è un po' strano. Là c'è un po' nita. Vabbè, me ne vado. Vado a catturare Ponyta. Ponyta lo posso catturare. E là. Ponyta è requieto o dici che... Vabbè, allora faccio. Poi con ste scarpe di paglia, figa. Quando cammina, porca troia. Con l'acqua, è vero che sono pure... Mi sa che stava dormendo, sai? Eh sì. Ho catturato Ponyta, ok. Vediamo un po' cosa mi dice di Ponyta. Hai catturato un esemplare. Esemplari sconfitti. Ricerca sul Ponyta raro. Volte che gli è una missione. Volte che l'hai visto usare braciere, volte che l'hai visto con mosse squacqua. Vabbè, comunque visto che si trovano altri. Vabbè, dai. Grazie, Sindaquil. E però nel frattempo è ritornato giorno, porca bestia. Di lì non posso passare perché era dove ero prima, dove cercavo di passare prima. E lì c'era Floazel. Vabbè, faccio evolvere Beasel. Vabbè, Pianafer di cavallo, potevo aspettarmelo che c'era Ponyta. Dai. No. Ce l'ho fatta. Cos'è? Pezzo di ferro. Posso farmi l'armor?
Peccato che non si può saltare. Minchia, potevano mettere il salto. Porca bestia. Chi è che mi ha visto? Bisel. Sì. Aiuto, mi insegue. Vieni qua. Vediamo se reagiscono gli NPC. Aspetta, aspetta. No, no. Vieni, Bisel. Attaccami. No, pezzo di merda. Niente, è tornato al suo. No, loro si fanno i cazzi loro, dicono tanto. No, se rimango fermo non mi vede. Si finge morto. Porca troia. Di qua non sono ancora stato. A destra del ponte. E a destra del ponte. Oh, qua si può andare. André! Blocca il passaggio? Non mi hai visto, Snorlax. È pure stupido. Un Luxray! Mi sa che sto iniziando ad addentrarmi in posti che non dovrei... Che non ci dovrei arrivare, cioè nel senso... Voglio vedere quanto lontano riesco ad andare prima di svenire. Porca troia, mi hai visto? Yeah. Arrampicati. Dai. Dai. E con le scarpette di paia. Erca troia. Perché mettono delle cose in posti dove non ci puoi arrivare? Cioè ci potresti arrivare? Aia! No, 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 no! No, mi ha paralizzato! Mi son cacato! Mi ha visto! Scappa! Snorlax, aiutami tu! Porca troia. Cos'è che usa? Riposo? Oh Cristo. No, ha usato frana. Porca troia, pure i predict mi fa. Me li fa in avanti. Bastardo. Ok, di là non vado più. Cioè, per adesso. Diciamo che non è proprio il momento. Chissà che livello erano, che non ho lottato. Vai, Vrumple. Sì. Sì, catturalo 20 volte, catturalo
Tipo, vedi, esemplari catturati 15, esemplari pesanti catturati, esemplari sconfitti, volte che l'hai visto che l'hai sconfitto, sì. Perché cammini col per culo? E di qua sono andato? Andiamo dalla... Colle ambizione, Ferdi... Ah, vedi, io stavo andando... Tipo di qua. Molto più avanti. Dov'è Zorua di Isui? Ah, qua c'è un altro... Lux, sì. C'ha gli occhi... Mi sa che quelli con gli occhi rossi sono quelli che sono alti di livello rispetto a... Ah, sono alti di livello rispetto al livello che... C'ho io. Cos'è? Erba repellente. Oh, i Beautyfly! Ah, ti attacca, Beautyfly? Non ha gli occhi rossi, quindi è al 18. Paralizzante. Poi adesso mi attaccherà ancora. Ah no, tocca a me. Ferro scudo. Ancora paralizzante. Ah no, perché continua a paralizzarmi? Porca troia, mi ha shottato il mio sindaco qui. Ok, se sali di livello... Ma perché è tutto... Ok, se padroneggi la mossa, dopo puoi farla... Sia... come posso dire... un cascun. Puoi farla pesante o... Oh. Vediamo se si arrampica qua. In alta montagna che Pokémon troverò? O dici che qua... Ah, Andre... Ma preferivo su Breath of the Wild, minchia c'era il burrone della Madonna, dove poi sotto passava il drago ogni giorno. Ah, c'è il danno da caduta.
ogni giorno passava un drago che se tu lo aitavi ti dava le scaglie della sua pelle per potenziarti le armature, no? Ed era figo perché c'era il drago quello che passava nel burrone, il drago quello del lago, il dragone, ma proprio draghi enormi, cioè... Bellissimo. Vabbè, comunque si fa giocare sto gioco, se devo essere sincero. Che cazzo era? Mi ha usato tutto uno shock, bastardo. Che è Fortnite? Vai, parliamo col professor Levin. Oh, un kit fede a te, dunque Luce deve averti detto tutto, ben fatto. Or dunque, adesso ti parlerò dei rapporti sulla ricerca. Per farlo bene sono ciò che ti permette di ottenere delle ricompense. Facendo il rapporto guadagnerai denaro in base al livello e al numero dei Pokémon catturati. Soddisfacendo... Ok. Rapporto su 10 o più Pokémon completato. Pokémon catturati 15. Specie di Pokémon catturate 7. Interessante, notevole. Permettimi di aggiornare il Pokédex con i nuovi dati. Ok. Ma quindi si trovano anche altri sindaci, perché mi dice esemplari catturati 1 su 5. Animazioni verso. Bello che mette in pausa, ma la fiamma continua a esserci più o meno. Praticamente come se stessi esaminando un'arma su Escape from Tarkov adesso. Dai, accendi le fiamme. Niente. Cibo preferito. Dati insufficienti. Originale della... Sì. Sono certo che ti promuoverà. Vai, andiamo. E poi chiudo la live con la promozione a rango stella 5. Avrò preso. non sono riuscito. Grazie al cazzo. Ancora devo. Mi fossi portato i Pokémon da Diamante e Perla. Avevo già catturato. Distrutto. Come? Allora lo chiamano Sommo Sinno. Vai. E la capo dei ricercatori. Fatto, meriti un aumento di rango, grazie. Minchia che allegria che c'ha, Hai visto? A rango monostella, minchia, troppo. E ne mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 stelle sono in tutto. Ora puoi usare le peso ball.
Pokémon fino a livello 20 seguiranno sempre le tue indicazioni. Inoltre riceverai ricompense più ogni volta che farai rapporto sulle tue ricerche. Vai così. Grazie. Ricetta per creare la Pesoball. Ricetta per creare revitalizzante. Vabbè, la terra selvaggia è Sinno. La gente tende a diffidare di ciò che non è famoso. Tuttavia, avanzando di rango, persino uno sconosciuto caduto dal cielo come te potrà guadagnarsi la fiducia degli altri. L'unico modo che è per continuare a vivere in questo villaggio. Inoltre, avanzando di rango, potrai usare nuovi tipi di Pokémon e ottenere ricompense maggiori. Grazie. Hai visto l'Abra che si muove a 2 FPS? Ma basta, devo staccare la live. Basta storia. Mamma idea, tua sorella, glielo dici. Bisogna festeggiare il lieto evento della tua promozione. I lieti eventi rendono... E perché è un creatore di katane. Gli manca la maschera. Può essere anche. Eh sì. Comunque, d'ora in avanti non dovrei portare a termine solamente le missioni della squadra di ricerca, ma anche le richieste della gente. Però è già accettato quella di Suguru. E chi è? Perciò quando sono, noi abbiamo il compito di prestar loro assistenza. Per accettare le richieste puoi parlare con la gente che... Cosa? Aia! Questo è un po' di minuti. Di cosa si trova con la richiesta d'aiuto che hai ricevuto? Stavo considerando di affidare la questione a Slyan. Non c'è voglia di fare un cazzo, dillo, porca troia. Risa del Team Diamante. Team Diamante era già stanziato in queste terre ben prima dell'arrivo del Team Galassia. Con un po' di buona diplomazia potrebbero fornirci preziose informazioni sui Pokémon. Ma se ne riparlerà domani. Per oggi direi di andare a letto. Good night. Mamma mia, se mi sta sui coglioni potranno farlo un po' meno. Il giorno dopo. Ma basta! Voglio chiudere sto gioco, voglio andare a dormire che ho sonno. Ehi, avresti una... No. Un ordine? No, porco Dio. Sì, sì, vabbè, dammela allora a sto punto, sto ordine. Allora ti aspetto all'allenamento, intesi? Sei catturato un ricordo di... Che al pascolo puoi scegliere quali portare con te. Ok, vabbè, ma non ti arrabbiare. Eh sì. Ah, bella lavanderina è arrivata, minchia, con quella cosa che c'è in testa. Ok. Andiamo a casa, va. Vade l'alterin. Cambiati. No. No, ma perché mi piglia il cartello che sono qua? Giacca da viaggio. No, vedi? Prima avevo questo. La maglietta del futuro. Con l'infradito. Sì. Eh sì, sono infatti era proprio in spiaggia il contesto. Ma io quasi quasi così, così è più da samurai, altro che quelle cose lì in cartapesta. La calzina e giacca per fare insieme. Cioè, così fa proprio schifo. Cioè, secondo me dovevano fare che tu arrivavi con questi e poi ti davano questi, perché diciamo, minchia, si fanno schifo. Vabbè, dai. Teniamo questo. Eh sì. No, adesso vedi che sono a piedi nudi. E aspetta. Guarda. Hai visto? Guarda. Vediamo se si bugga finché non sto a piedi nudi.
No, l'hanno fatto bene. Arca... No! Sì! Sono sceso e sono rimasto a piedi nudi! No! Ah, ho visto il piede fargli cose strane. Madonna, brillano di luce proprio però i piedi, eh. Mi sa che deve aprire un OnlyFans, sto ragazzetto qua. Riposati. Ci ho ripensato, allora. Arceus Phone, no. Quanti cazzo di menu ci sono da aprire? Cos'è? Cos'è? Segnalazioni oggetti smarriti? Cos'è? Pare che contenga 15 tipi. Da esperzio, da esperzia. Dono segreto. Tramite internet. Vediamo se danno qualcosa. Vestiti. Kimono estroso, calzoncini estrosi, malcola, maschera nera di volpe. Ok. Voglio andarli a vedere. Oh, minchia, qualcosa. Ma dai, ma sono un maschietto. Ok, a posto. Sì. Adesso sono quello lì che ha tagliato la pietra Tanjiro all'inizio. Va bene. Sì, sì. Quelli che sono morti dal, poi dal demone, quello grosso, alla... A posto. Va bene. Bello, bello, mi piace. Mi piace molto. Eccoci qua. E va bene, ragazzi. Grazie mille per essere passati in live. Ci vediamo domani per la continuazione. Se riesco domani mattina, se mi sveglio. E si continua. Un saluto, buonanotte e ciao ciao!